alcuni pescatori e lavoranti della zona di Isola di Fini, provenienti dai paesi del circondario, pensiamo Carini e Cinisi, preferirono vivere dentro le mura protettive del Baglio Benedettino e vi si trasferirono con le loro famiglie. Vi erano 12 abituri e una cappella di remota antichità, col tetto a capanna, nella quale si venerava l'immagine della Madonna della Tornara, oggetto di un culto che richiamava devoti dei paesi vicini. La notizia non riporta alcun riferimento cronologico e quindi dobbiamo pensare che i 12 abituri, come pure la cappella della Madonna all'interno del paio della Tornara, siano stati il nucleo primigenio della comunità marinara di Isola. In epoca imprecisata, probabilmente un monaco benedettino avrà inciso su un blocco di tufo l'immagine di una Madonna col bambino, un blocco di pietra rimasto per molti secoli sull'altare di una piccola cappella di 40 metri quadrati. Ne tramanda memoria l'incisione arrivata fino a noi, nota come Madonna della Tornara. La lastra originaria non esiste più, fortunatamente è rimasta una copia che precede di vari secoli la Madonna delle Grazie venerata nella chiesa di Isola. A questo punto Isola dovrebbe valorizzare le sue memorie legate al tempo normanno che inizia con l'avvento dei Benedettini di Monreale. E di quel tempo l'opera più significativa resta l'Arco della Tornara. Agli inizi del secolo scorso i nostri amministratori, richiamandosi al nome di Isola di Fini, decisero di intitolare la strada più bella di Isola al generale bizantino che aveva chiamato gli arabi in Sicilia, Lungomare Eufemio. Un toponimo unico, strettamente legato a questo paese, la dedica ad un personaggio storico che non si ritrova in nessun altro luogo. Ebbene, anche noi potremmo avere la possibilità di recuperare il passato millenario di Isola sulla stessa scia, ripercorrendone la sua incredibile storia medievale. Quando si porrà mano alla nuova toponomastica, nuove strade potrebbero chiamarsi via Re Guglielmo II, via dei Benedettini, via Abate Teobaldo, via Madonna della Tornara o via dell'Abbazia, col duplice riferimento all'Abbazia di Monreale e all'Abbazia Madre di Cava dei Tirreni. Nomi inconsueti, altisonanti, che potrebbero rendere familiari alle nuove generazioni queste pagine mai scritte della storia di Isola e nello stesso tempo stimolare la curiosità di visitatori e turisti che di questa storia isolana vorrebbero saperne di più. Vorrei essere la prima a dare il benvenuto a Don Nicola Gaglio, arciprete della Cattedrale di Monreale, che circa 25 anni fa è stato giovane parroco nella chiesa di Isola. Nessuno di noi lo ha dimenticato. C'è un motivo speciale per cui questa sera egli si trova qui ad onorarci di sua presenza. Il libro che leggerete recupera le origini normanne di Isola, risalenti al dono della Tornara dell'Isola di Fini con le sue pertinenze, fatto da Guglielmo II il Buono alla chiesa di Monreale nell'anno 1176. Ebbene, la presenza di Don Nicola riannoda questo antico legame consolidato da 3 secoli di storia, il tempo in cui i Benedettini di Monreale gestirono la Tornara di Isola, nel cui baglio da loro costruito si formò la prima comunità di pescatori con la prima piccola chiesa dedicata alla Madonna della Tornara. Isola, possiamo ben dire, è nata dal grembo della chiesa di Monreale. E quindi ringrazio anche io Don Nicola Gaglio. Noi potremmo così in una minima parte essere inseriti nel percorso arabo normanno di cui Padre Nicola Gaglio è sempre il coordinatore, questo ci dà ora, diciamo, una prospettiva futura. A questo punto io qui mi fermo
Il seguito della storia, quella relativa a Capaci, potrete ascoltarla nella prossima presentazione del libro che avverrà a Capaci, a cui siete tutti invitati.